Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Covid, il Regno Unito alza l'allerta, il Premier Johnson dice l'ondata Omicron in arrivo, non bastano due dosi. L'allerta passa da 3 a 4 alla luce del rapido aumento dei casi di Omicron. Diversi esperti chiedono nuove misure, limiti di persone che si incontrano al chiuso e Green Pass per tutti i locali. E veniamo in Italia, i casi sono 19.215, 66 decessi, il tasso di positività cresce al 3,8%. Minacce al premier Mario Draghi nelle chat No Green Pass su Telegram, pubblicato anche l'indirizzo della sua abitazione romana e l'invito a recarsi ogni sera alle 21 davanti al suo appartamento. Nello stesso gruppo Telegram si invita a cercare gli indirizzi, i numeri di tutti i ministri e capi di partito che hanno sostenuto la dittatura, i presidenti di regione, i virologi da TV, i collaborazionisti, i manipolatori nelle TV e canali di manipolazione vari. Tragedia a Ravanusa, le palazzine crollate, sono 7 i morti nel paese agrigentino, l'esplosione ha fatto crollare 4 palazzine, l'area investita di 10.000 metri quadrati, il bilancio è di 7 morti e 2 dispersi. Giorgia Meloni, vogliamo un patriota al Colle, la pacchia è finita, il centrodestra è determinante per l'elezione al Quirinale, vogliamo un patriota, non accetteremo compromessi e Berlusconi rispecchia quello che stiamo facendo, così la Meloni chiudendo a Treiu la festa del partito di Fratelli d'Italia. E arriva anche la dichiarazione dei ministri degli esteri del G7 nel dopo vertice a Liverpool. Mosca riduca l'escalation in Ucraina, raffermiamo il nostro incrollabile sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, nonché al diritto di qualsiasi stato sovrano di determinare il proprio futuro. Appalti truccati, arrestato il direttore generale dell'ospedale di Foggia e altre 5 persone. Vitangelo Dattoli è accusato di turbativa d'asta e di falso ideologico. Tornado in USA, il bilancio delle vittime che ha colpito gli Stati Uniti è di 90 morti in tutta la nazione, si contano decine di dispersi. La tempesta cominciata venerdì ha colpito duramente molte zone, fra queste l'Arkansas, l'Illinois, il Kentucky, Missouri, Mississippi e Tennessee. Chiudiamo con lo sport, Formula 1, il mondiale va a Verstappen, Gran Premio di Abu Dhabi con Hamilton che cede in extremis, viene sorpassato proprio all'ultimo giro, Sainz sul podio, Leclerc decimo. Per quanto riguarda invece il calcio, vince 4-0 l'Inter sul Cagliari, bene anche il Torino all'Olimpico sul Bologna e l'Atalanta sul Verona, mentre c'è il KO del Napoli in casa con l'Empoli. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip.